Buongiorno cari telespettatori, buongiorno care telespettatrici, un saluto da Luca Ravenna e da Luisa Bigiarini. Benvenuti all'Arena Civica di Milano, dove sta per svolgersi la finale dei 100 metri piani gruppo misto. Luisa, tu che sei stata campionessa olimpica, due parole sulla gara. Ma guarda che io ho fatto nuoto. Puntuale come sempre. Allora entriamo nel vivo della gara con gli atleti pronti ai nastri di partenza. Corsia numero 1 per Matteo Salvini, corsia numero 2 per Giorgia Meloni, corsia numero 3 per Silvio Berlusconi, corsia numero 4 per Luigi Di Maio, corsia numero 5 Matteo Renzi, corsia numero 6 per Arno Compacer. Li vediamo belli carichi questi atleti sulla linea di partenza? Sì, hai proprio ragione Luca, davvero Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono proprio in forma, dico mentalmente e fisicamente. Perdonami perché... Luisa, è arrivato un aggiornamento nell'ultimo secondo, pare che l'atleta tirolese stia per ritirarsi perché gli è stata concessa la possibilità di correre una gara autonoma. Che brutto gesto, questo non è lo sport che vorremmo vedere, ma prepariamoci, siamo tutti pronti ormai per lo sparo e la partenza. Sono partiti! Ai, Berlusconi, subito fermato per i crampi. Scatto di Di Maio, ma si avvicina Renzi che lo sta superando. Oh no, stanno litigando in pista, che figuraccia in mondo visione, sembra lotta greco-romana. 50 metri all'arrivo, Salvini sempre in testa, ma Meloni non molla, non molla, è sempre più vicina a Salvini. Ma era una spinta o sbaglio? Andremo sicuramente a rivedere al VAR fra pochissimo, anche se ormai la gara è compromessa. Matteo Salvini è da solo in testa, lanciatissimo verso il traguardo. Anche se, attenzione, all'improvviso è un guaio muscolare. Luisa, chiedo a te, da olimpionica. Allora, io ho fatto nuoto, va bene, però mi sembra che lui sia in diretta Facebook. Che siamo i primi. Sono così contento, dedico queste cose a tutti i cari che sono lassù. Attenzione però sulla sesta corsia in arrivo, ma chi è questo personaggio? Supera il corridore della Lega e mancano ormai pochi metri, avanza, taglia il traguardo, incredibile amici da casa, un arrivo pazzesco al photo finish, andiamo subito da questo inatteso campione, due parole a caldo per noi, campione. Ma scusate, ma voi chi siete? A chi dedica questa vittoria? Ma quale vittoria? Io ero in giro con il cane, tra parentesi, non ho neanche i sacchettini. Certo, lei è il campione dei 100 metri piani, gruppo misto. Dica pure il suo nome ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Nicola Zingaretti. Nicola Zingaretti è il campione dei 100 metri piani. Sì, ma che gara è? Cioè... A chi dedica questa vittoria? Vabbè, già che ci sono, la dedico al mio cane, a Palmiro. Vieni, Palmiro, vieni. Complimenti a Palmiro. Ale, Nicola. Palmiro, abbiamo vinto! Ale! Partito Democratico. Se cadono tutti, vinciamo noi. No, ovviamente non sei te il campione. Infatti mi sembrava strano. Sì, è stato brutto anche da vedere. No, ovviamente il campione sei tu, Mario, anche se non sei venuto. Sei sempre il numero uno. Pubblicità. Che tra parentesi molto più bravo di me. Palmiro, non abbiamo vinto, hai capito? Ha vinto Mario. A tra poco.